Secondo importante banco di prova stagionale per il 2008 Meridiana sotto i riflettori del Mazzola di Mister Bianco e la prova di maturità è di fronte all'Academy Cadene in una di quelle stracittadine che generano tanta attesa non solo per i punti in classifica ma anche per il prestigio. Numeri, Academy in bilico tra centro e alta classifica. Meridiana, ritorno alla vittoria in casa della Mediterranea dopo il primo mezzo stop dell'annata 1-1 con l'Accademia Siracusa di 2 weekend fa. Il tutto per mantenersi in scia dell'inarrestabile Gamesport Ragusa. Maglia azzurra per la Meridiana che si presenta con Enzo Lanza in panchina e Nipitella nel tridente di punta con Egitto e Cordovana. Qualche problema per Fuselli che subito si rimette all'interno dei primi 10 minuti caratterizzati da squadre molto bloccate e impantanate nelle canoniche fasi di studio. I bianconeri di casa provano a irrompere creando una mischia da corner e poi sbloccano la partita con un piatto a raso di Di Stefano al minuto 14. Che qualcosa non vada in questo sabato sera, si vede, è così. Il tecnico Salvo Garozzo decide di cambiare in mezzo al campo. Fuori Cicerello, dentro Cicala a metà primo tempo. La musica non è destinata a cambiare. Al 22esimo l'arbitro Furnari di Catania decreta punizione non limpidissima al limite per l'Academy per questa schienata massaggiante di Cicala su Nicolosi. Privitera è perfetto nell'esecuzione. 2-0 ed è solo a questo punto che la Meridiana riesce a oltrepassare il centrocampo con questa manovra sull'asse Cordovana-Egitto. La squadra ha bisogno delle sue accelerazioni e in generale degli attaccanti che aprano in due la difesa avversaria. In mezzo dialoga anche Nipitella, alla fine Egitto arriva all'impatto col pallone, ma Ghiaria dice no e salva l'Academy. Il primo tempo, cronaca alla mano, è tutto qui. Non certo la Meridiana che siamo abituati a vedere dall'altro lato, un'Academy essenziale e solida, due azioni e due gol. Triplo cambio per la scossa dei secondi, 35 di gioco, Iannone, Enzo Lanza e Orendi al posto di Maurici, Laguzzi e Carmelo Lanza per un cambio radicale dell'11 Meridiana. Scatta subito l'assalto ed il primo parte da questo lancio su punizione di Cicala che scavalca tutti e trova in leggero ritardo Egitto davanti all'estremo di casa. L'Academy si compatta in modalità ragnatela, come testimonia Cordovana, impossibilitato a svincolarsi su assist laterale di Viola e Iannone, che non riesce proprio a farsi luce. Ad affettare la tre quarti ci pensa Egitto dopo trame di prima da parte di Lanza e Vitale, ma i bianconeri continuano a reggere l'urto anche su Iannone e Nipitella. Alla fine il passaggio decisivo per riaprire la contesa è di Ecora su sponda di Cicala. Federico Cordovana deve pazientare un paio di secondi per far crollare i locali e alla fine ci riesce realizzando il 2-1 del minuto 19. Per Cordovana si tratta del gol numero 5 in stagione. Dunque gara riaperta e Meridiana che ci prova fino alla fine, ma in concreto, creando solo un'occasione clamorosa che cadrà a meno di 10 minuti dalla fine dopo un tiro di Egitto, su bel lavoro di Vitale al limite e su un fuorigioco giusto fischiato a Cordovana lanciato da Egitto. È sempre Cordovana dunque a provare a impattare di nuovo il suo colpo di testa a cercare l'altro palo su assist da fermo di Cicala, si spegne sul fondo e si spengono anche le speranze di tornare da Mister Bianco con un punto che, viste le dinamiche della partita, salverebbe un sabato senza gloria. L'Academy, che ha rischiato di andare sul +2, non giunto solo grazie a Orendi e alla traversa in mezzo alle occasioni avversarie di cui sopra, chiude i conti al 30esimo con una manovra insistita che libera trovato. 3-1 e alla Meridiana non resta che affidarsi a un doppio cambio finale dentro Strazzeri e Cucinotta fuori Viola e Cicala dopo l'ingresso di Romano qualche minuto prima. È un'ultimissima chance a qualche istante dall'extra time. Strazzeri per Cucinotta che riesce a passare, ma la conclusione si imprime di potenza e finisce oltre la traversa. Di Ecora ed Egitto, gli ultimi tentativi non clamorosi e l'Academy Catane vince 3-1 esultando. Per la Meridiana uno stop da riscattare subito, sin da domenica al Seminara contro la Rinascita San Giorgio per un altro derby di città. Abbiamo fatto un brutto primo tempo, potevamo giocarla meglio il primo tempo, il secondo tempo abbiamo giocato molto bene, però purtroppo è mancata quella cattiveria ancora. Cosa è successo durante il primo tempo? Perché questa prestazione è un po' sottotono? Nel primo tempo ci è mancata sempre la cattiveria, abbiamo giocato parecchio male, buttavamo palla a vuoto, non abbiamo fatto gioco di squadra. Abbiamo avuto troppe disattenzioni al centrocampo, non trovavamo il passaggio e quindi loro ci hanno schiacciato ed è normale. Cosa è cambiato nel secondo tempo, visto che poi siete rientrati in partita?
Allora, è cambiato, il mister ci ha dato la carica giusta, noi anche volevamo prendere la partita, però non ce l'abbiamo fatta. Il 3-1 ci ha proprio distrutto le gambe, quindi poi abbiamo mollato tutta la squadra, però il risultato, diciamo, ci può stare o non ci può stare, però va bene. Prima sconfitta in campionato, cosa cambia per voi? Niente, perché noi cammineremo sullo stesso binario e da ora in poi li vinceremo tutte quante.